Mister, partiamo con una battuta. Sono due conferenze pre-gara che lei non si presenta e vengono D'Angelo e Di Nardo e oggi hanno segnato tutte e due. Porta bene? No, ma al di là che porta bene, secondo me è anche giusto. Io tanto che dico anche alla società, che poi è il nostro, i presidenti, i direttori, quello che c'è, di far venire a parlare anche quelli dello staff, perché io penso che sia una cosa giusta conoscere, oltre che i giocatori, anche chi lavora per mettere in condizione i giocatori. A me penso che ci siamo già visti anche troppo, onestamente, ma non per cattiveria, perché penso che la cosa sia per tutti uguale, no? Noi lavoriamo tutti insieme, siamo qui dalla mattina alla sera sempre tutti insieme, è anche giusto. Glielo ho chiesto, solo che poi dopo dice no, devi andare a te, ma devi andare a te che? Io sono convinto che invece anche le persone, anche voi, vi potete arricchire con delle persone che non hanno parlato e che vi possono dare degli spunti anche diversi, delle solite cose, perché tanto parliamoci chiaro, ci diciamo sempre le solite cose. Ecco, al di là della superiorità numerica, ma il Campobasso davvero non ha rischiato nulla oggi? No, ma abbiamo sistemato un po' dopo 15 minuti, 10 minuti, la posizione di Sonny, che era partito mezz'ala sinistra, però lo andava a prendere Catanese. Invece noi si pensava che lui andasse a prendere Welbeck, in modo che Pellitteri poi Catanese se lo andava a prendere lui. Sistemato quello, poi fortunatamente è venuto anche il gol. È stato bravo e poi ha fatto un'ingenuità al portiere loro, la partita si è messa in discesa, non è quello il problema. Ottima posizione in classifica, sesto posto, però credo lei sia molto soddisfatto soprattutto del fatto che Campobasso insieme alla Ternana e all'Entella ha la migliore difesa del girone. Ma non vuol dire che abbiamo un equilibrio, se noi abbiamo la miglior difesa vuol dire che il merito è degli attaccanti, il merito è di chi gioca, si sacrificano tutti, tornano tutti, danno una mano, bisogna essere contenti dei ragazzi per quello che stanno facendo. Ricordiamoci che noi siamo un gruppo totalmente nuovo con i vari problemi e vari pregi, perciò io penso, vedo con piacere che le persone che vengano a vederci sono contente, anche quando abbiamo perso ci hanno battuto le mani, a parte a Piancastagnavo che ce le volevano dare da qualche altra parte, però ci sta, nell'arco di un girone d'andata ci può stare. Che gara vi aspetta a Carpi? Brutta, perché il campo, da quello che ho visto dalle immagini, ha piovuto tanto, il campo si è un po' sciupato nell'ultima partita che hanno fatto con l'Arezzo. È una squadra che in casa è imbattuta, non ha mai perso, ha sempre fatto risultato. È una partita da prendere con le molle e da prepararsi molto, ma molto bene.